Attorno al 2000 cominciai a produrre una serie di schizzi musicali più o meno estesi, ispirati a giardini, a fiori, a montagne che mi erano familiari perché appunto delle Alpi orientali da cui provengo. Mi facevo guidare all'epoca da libri che però avevano il difetto per me di descrivere appunto i fiori o i paesaggi che andavo descrivendo musicalmente dal puro punto di vista scientifico. Questo era il primo limite degli schizzi che andavo producendo, la frammentarietà poi di quello che io componevo e infine l'aspetto visuale. Cinematografico che era solo un sogno lontano da realizzarsi. In quei frammenti si possono già identificare, almeno in nuce, certi procedimenti compositivi che nel corso degli anni, anzi si può dire dei decenni ormai, sono venuti sviluppandosi dal ricorso a organici strumentali che non hanno nulla di usuale all'uso, al ricorso sistematico alla tecnica del cane. Ciò che mancava invece a quella mia prima produzione, che poi col tempo e con fatica avrebbe condotto a quello che oggi possiamo vedere, mancava l'organicità innanzitutto. Era tutto molto frammentario, non riuscivo a sviluppare i materiali musicali e le stesse composizioni fino in fondo come avrei voluto. E mancava ovviamente l'aspetto simbolico, metafisico. Tutto si riduceva ancora a musica descrittiva, a musica che descriveva cose, ma l'aspetto simbolico e narrativo che invece oggi possiamo vedere meglio espresso era del tutto assente. La prima grande svolta nell'evoluzione di questo progetto, di questo sogno che è Gardens, fu nel 2012, quando appunto Tiziana Comis, che ancora oggi collabora con noi, mi suggerì la lettura di un libro di Lucio Demetrio, Di che giardino sei, conoscersi attraverso un simbolo. E furono proprio le 28 schede contenute in questo libro a dare un nuovo impulso e una nuova direzione e maggior vigore alla ricerca musicale mia per quanto riguarda Gardens. 28 schede in cui Lucio Demetrio descrive altrettanti giardini che però non hanno la sola valenza descrittiva, ma anche una più profonda valenza simbolica. Ed è questa appunto è stata la fortuna, almeno per lo sviluppo musicale di ciò che andavo componendo. Il primo giardino che vide musicalmente la luce fu il giardino sottomarino. E ciò accadde solo nel febbraio, il 14 febbraio del 2015. Questo perché nel frattempo non coltivavo solo il progetto, il sogno di Gardens, ma anche altre due grandi lavori che al momento sono stati accantonati, come l'opera pianistica Great Waters e Le Cattedrali, un'opera sinfonico-corale che però preferisco al momento rimandare. Dopo questo primo esordio di Gardens a livello musicale con il Giardino Sottomarino, fu la volta, sebbene molto breve, di un giardino selvoso non ancora sufficientemente sviluppato, e poi fu la volta di Glasshouse, del Giardino Serra. Quello che si può notare di differenza tra il giardino sottomarino e il giardino serra è che il secondo
già mette più a frutto le tecniche compositive che sono peculiari della serie musicale Gardens. Questo risultato così maturo mi incoraggiò a metterlo in mostra ad una collettiva ad Aosta il giugno 2018. Fu un'avventura anche simpatica perché per mettere in mostra della musica io e Tiziana Comis ci ingegniamo a realizzare un ready-made musicale fatto di fiori finti e una gabbietta, un treppiede, quindi fu un'esperienza simpatica però efficace anche. Poco dopo l'avventura di Aosta incontrai Vittorio Cazzara e quindi da qui si poté pensare finalmente dopo tantissimi anni, dopo quasi 20 anni, dai primi schizzi di realizzare il sogno di un'opera audiovisiva. Nel luglio del 2018 Manuel Chierigato e Tiziana Comis mi contattarono per trasporre in forma visiva i loro Gardens. E fu un incontro, come dire, strano perché mi era già capitato di ricevere delle proposte di questo genere, ma loro andarono subito al punto, e cioè di affidarmi la prima trasposizione di un giardino che però sarebbe stato il primo di una serie di 28 giardini. Quindi fu una cosa che stranamente non mi spaventò, e anzi mi galvanizzò da un certo punto di vista, perché nella mia carriera da regista, il mio focus è sempre stato quello di creare una macro opera composta da tante opere apparentemente slegate l'una dall'altra, ma che poi vanno a costituire un corpus unitario. Questo progetto musicale di Manuel assomigliava molto non solo al mio modo di intendere i progetti a lunga degenza, come li definisco scherzosamente, ma mi assomigliava anche proprio da un punto di vista stilistico. Il progetto musicale di Manuel era un progetto musicale per certi versi barocco, molto naturalistico, con ovviamente degli approfondimenti interiori, spirituali, onirici. E quando mi venne affidato quindi il compito di trasporre in video tutto questo bagaglio anche emozionale, la prima cosa che mi venne in mente fu quella di tradurre il tutto all'interno di una cornice fantascientifica, perché ogni giardino descritto da Lucio Demetrio e poi traslato in musica da Manuel costituisce un piccolo mondo a sé stante, che sembra gravitare da solo nel nulla cosmico, salvo poi scoprire che tutti questi giardini sono uniti da un fil rouge, da un filo conduttore che li accomuna. E quindi il passo da piccoli pianeti, piccoli mondi emozionali a mondi effettivi della fantascienza, beh, il passo è molto breve. E quindi concepì una sorta di space opera dal sapore vintage, in cui una catastrofe innominabile oscura le trasmissioni di tutti i mondi che fanno parte di una galassia lontana, lontana. Io sono figlio degli anni 80, quindi Guerre Stellari è stata un'influenza fortissima per me, senza citare Kubrick e 2001, e quindi questa catastrofe porta il pianeta capitale, che non riceve più notizie dalle colonie, a inviare delle sonde, e quindi con l'espediente di queste sonde che registrano le immagini da pianeti sconosciuti in stile National Geographic, come se fosse una serie di documentari, mettere in scena questi giardini da un punto di vista visivo atipico rispetto a qual era il punto di partenza di Demetrio
e in parte anche quello musicale di Manuel, e creare una terza via che in qualche modo racchiudesse le due matrici originali di questo progetto. Gli incontri che hanno preceduto poi la vera e propria produzione cinematografica, si discuteva su quale giardino concentrarsi per la realizzazione visiva. I giardini ormai estesi erano almeno due o tre, e tra questi c'erano il giardino Serra, appunto, e il giardino Lacustre. E quando ormai la scelta sembrava essersi posata sul giardino Serra, ispirati probabilmente ciascuno dalle proprie origini e anche dal fatto che in quell'estate gli incontri avvenivano in via Monviso, a Paesana, quindi con vista sul Monviso, la scelta ricadde a sorpresa all'ultimo momento, si può dire, su un giardino che all'epoca era forse il più immaturo musicalmente, e fu proprio il giardino alpino. Essendo tutti mondi dell'inconscio, dell'emotività, volevo che stilisticamente, visivamente, ognuno di questi pianeti avesse un materiale costituente di riferimento. E quindi, quando si decise a sorpresa di esordire con Alpine, questo esercizio di trovare un elemento costituente per ogni giardino, e lo ricordo, sono 28, quindi non è una faccenda così semplice, questo esercizio divenne molto semplice invece, paradossalmente, perché le Alpi sono il luogo che hanno dato i natali al sottoscritto, ma anche a Manuel e a Tiziana. Quindi trovare un elemento che racchiudesse lo spirito delle Alpi e lo spirito del giardino che stavamo raccontando andava trovato semplicemente dentro se stessi. All'epoca in cui cominciamo a discutere di come poteva essere la storia, la sceneggiatura di Alpine, e Alpine era un semplice canto antifonale in cui due orchestre da camera, una di strumenti acustici e una di sintetizzatori, si rispondevano in modo alternato, appunto, come in un canto antifonale. E questa nella mia idea era doveva costituire semplicemente l'ouverture per una serie di episodi ispirate a vari paesaggi alpini. In tutto gli episodi, almeno nei miei primi bozzetti, devono essere 16, 8 ispirati al colore verde, quindi al paesaggio montano, abitato, abitabile, e altrettanti quadri musicali in cui si descrivono invece i luoghi montani impervi, dominati da nevi e ghiacci. Le due orchestre rappresentano appunto questi due colori, questi due tipi di ambiente montano. L'orchestra di strumenti acustici rappresenta il verde, come verrà poi anche tradotto nel film, e l'orchestra di strumenti sintetici invece a descrivere il bianco, a descrivere il mondo bianco dei ghiacci, il mondo disabitato e inabitabile, inospitale, pericoloso dei ghiacci e delle nevi perenni. E quindi quando Emmanuel mi raccontò che Alpine musicalmente era fondamentalmente strutturato in due fasi, una fase bianca e una fase verde, una fase in cui si sarebbe descritto il mondo alpino selvaggio e invece una parte verde in cui si sarebbe descritto il mondo alpino abitato, quindi con il villaggio, con la vita delle persone, la luce, il calore, le risate, la musica, ecco che il materiale venne fuori da solo, perché la lana, soffice bianca come la neve,
ma è anche il materiale con cui si fabbrica l'oggetto simbolo delle Alpi, almeno per me, il maglione. Quindi la lana diventò l'elemento costitutivo per Alpine. E Alpine poi è musicalmente una composizione che gioca tantissimo sugli estremi, sulla luce e l'ombra, sulla vita e la morte, sul bene e il male anche se vogliamo, sul silenzio e sul rumore, la musica. E quindi il fatto di avere un elemento così innocuo come la lana associato a un ambiente, a uno dei giardini più pericolosi, se vogliamo, centrava perfettamente il senso di questo giardino per come lo aveva descritto Demetrio e per come lo aveva descritto musicalmente Manuel. Il dualismo di Alpine, bianco e verde, è stato tradotto in immagini da una parte ovviamente con la componente bianca attraverso queste distese di lana fredde, desolate, minacciose quasi. Invece la componente verde è stata più interessante perché la soluzione classica sarebbe stata quella di mostrare un villaggio alpino con i suoi abitanti, con le sue luci, i suoi rumori. E invece abbiamo optato per l'immagine dei borghi abbandonati, che da una parte sottolinea un aspetto della montagna, delle Alpi, che è diffusissimo di questi borghi, magari composti anche solo da due o tre case, che da decenni sono disabitati. E dall'altro introduce in Alpine, ma nei Gardens in generale, il tema della memoria che viene dimenticata, la memoria spicciola, anche quella di vita quotidiana, la saggezza popolare che il progresso, l'andirivieni tecnologico dell'avanzamento anche dei decenni fa in modo che si attenui, che sparisca quasi, che venga messo a repentaglio, ecco. E quindi il tema della rivalorizzazione di certe cose che temiamo essere perdute, magari sono solo dimenticate, ecco, con Alpine e con i Gardens il fatto di tradurre la componente verde attraverso un borgo abbandonato ha il preciso intento di essere da una parte un monito e dall'altra un'occasione per riscoprire un qualcosa che abbiamo lasciato da parte, di esterno in questo caso un borgo abbandonato, ma è la metafora anche di un qualcosa di noi stessi che abbiamo accantonato, dimenticato o magari non ci siamo mai resi conto che esistesse. E questa scelta, che può sembrare casuale, può sembrare anche manieristica se vogliamo in qualche modo, in realtà nasconde neanche troppo bene il preciso intento di far sì che i Gardens siano un'occasione per guardarsi dentro, per andare a scartabellare tra le cose nostre che abbiamo nella nostra memoria, nel nostro inconscio, nel nostro onirico, nel nostro vissuto ancestrale, e riportare alla luce tutto ciò che abbiamo messo da parte perché magari è inutile, non mi serve, non è proficuo. Ecco, il fatto anche di prendersi tempi, ecco perché Alpine è una buonissima scelta di esordio, perché è un pianeta molto calmo, molto riflessivo, e quindi in qualche modo impone di fermarsi, di prendere tempo e di esplorarsi con tranquillità, senza fretta, cosa che in questa epoca è sempre più difficile. Quindi ogni scelta operata nella trasposizione visiva di Alpine, di conseguenza dei Gardens, è più che una scelta stilistica, è una scelta di metodo esplorativo del mondo che ci circonda, ma anche di noi che guardiamo il giardino di riferimento. La lavorazione di Alpine è durata dal luglio 2018 a marzo 2019, quindi parecchi mesi, neanche tanti in realtà se consideriamo opere di questo tenore portate avanti da tre persone soltanto, in effetti è poco. Sono stati mesi però molto intensi, molto, molto densi, ecco, però molto soddisfacenti.
Abbiamo esposto a Milano in una galleria che ci ha accolti a braccia aperte, è stata un'esperienza meravigliosa e ci saranno altre esperienze perché Gardens è finalizzato non solo alla diffusione musicale e video con i mezzi fisici come CD, musicassette, VHS, DVD, ma anche e soprattutto all'esposizione in gallerie, musei e associazioni culturali e tutto quello che gravita attorno all'esposizione artistica. Certo che fa sorridere il fatto che una produzione come quella che ha preso vita, ha preso il proprio slancio nel luglio 2018, ha avuto origine dall'ultimo giardino, quello che all'epoca era così, appena abbozzato, pressoché improvvisato poco prima di cominciare la produzione cinematografica. E se il buongiorno si vede dal mattino, se da una improvvisazione è nato tutto questo, ma cosa potremmo aspettarci appunto dai giardini più evoluti come Glasshouse o Lacustrina o Cloister? Lasciamoci sorprendere. La cosa divertente, diciamo così, è che nonostante sia un progetto titanico, perché sono 28 pianeti, noi stiamo rilasciando il primo in questo momento e probabilmente ci terrà impegnati se dovesse andare tutto bene un giardino all'anno, quindi la cosa dovrebbe impegnarci per 28 anni, chissà se saremo ancora vivi al termine di questo percorso. Il punto è che nonostante sia un'opera così titanica, per certi versi anche impossibile da concepire per sole tre persone, il modo in cui ne parliamo tra noi tre, in cui lo progettiamo, in cui lo curiamo, è un giardino, quindi lo innaffiamo, ha la stessa freschezza e la stessa semplicità di un progetto minore, qualunque, piccolo, a breve scadenza. E questa cosa, che non è voluta, non è calcolata, è fantastica. Perché nonostante sia un progetto che potrebbe veramente portarci via 30 anni di vita, la stiamo affrontando come se avessimo tutto il tempo del mondo. E in effetti è così. Perché questo, più che un lavoro artistico, è un viaggio interiore e quindi ci impegnerà comunque tutta la vita. Quindi è entusiasmante e non vediamo l'ora di vederne la fine insieme a voi.